parliamo di epurati, epurati speciali. Abbiamo un altro esiliato, il nostro esiliato di questa sera. Vediamo chi è il nostro esiliato di questa sera. Vediamo chi c'è in cantina. Questa è una cialtronata incredibile. Vediamo chi è il nostro esiliato speciale di questa sera. Angelo Guglielmi, Marco Travaglio, Enrico Beruschi, buonasera. Professor Vittorio Sgarbi, come sta? Per la RAI quindi lei non esiste più. Come si sente lei? Esiliato dal video oppure è finito un ciclo oppure questa televisione, come lei ha avuto modo di dire, è brutta e distratta e quindi non ci vuole più rientrare? In qualche occasione l'ha detto, il primo epurato sono stato io. Ha una cravatta splendida, lo sa? Uscita dal film Disney come tutta la sua vita probabilmente. Alcuni suoi colleghi di sinistra dicono che lei è un po' un rompiballe. La televisione è un mestiere. Lei affiderebbe un'operazione delicata o no ad un qualsiasi passante? A me interesserebbe che i ladri non governassero. Non mi interessa se vanno in galera, se vanno a casa fa lo stesso. L'importante è che non vadano al governo. In certi casi ritengo che dire sono incazzato piuttosto che arrabbiato sia più efficace. È un problema di intensità dell'espressione. Ecco. Tre gravate sono l'ultima cosa buona che ho per le donne. Un giornale ha scritto che lei e Sabina Guzzanti avreste rovinato la Burr, sede di grossi, grossi classici letterari. L'ho rovinata con la militanza, è vero o no? E sono contento anche di quel che sto facendo oggi. E di quello che ha fatto ieri, quello che farà oggi e farà domani, saremo contenti anche noi. La ringraziamo molto. Grazie. Grazie. La domanda è, quando ce lo leviamo dalle palle? La risposta è, speriamo presto. E speriamo che quelli che vengano dopo non lo fanno rimpiangere. La ringrazio, Travaglio. Arrivederci. Arrivederci a voi.